Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesca e questo è The Library of Bell Books. Il video di oggi sarà un video breve, lo prometto. Lo dico sempre, poi non avviene mai, ma questa volta davvero sarà breve. Perché ho deciso di provare a stilare la mia tibia restiva, quindi quella per luglio e agosto. Partiamo da un presupposto: le TBR portano sfiga, nel senso che io non riesco quasi mai a rispettarle. Ci sto provando negli ultimi tempi, qualcosa è venuto con più successo, qualcosa un po' meno. Quindi diciamo di stilare una piccola TBR di alcuni titoli, sperando di poterli poi leggere davvero e mantenere la promessa fatta in un video. Magari facendo un video mi viene più la voglia di mantenerla, ecco. In particolare parliamo di 7-8 libri in questi 2 mesi da leggere. Lo so, di solito ne leggo così al mese, però è estate, è agosto, anche se non andrò via comunque, probabilmente vorrò riposarmi un attimo, magari non avrò tanta voglia di leggere, avrò voglia di staccare, adesso non lo so, non so come andrà, però proviamo a stilare la TBR. Innanzitutto partiamo dalle ARC. Allora, una ce l'ho già sulle reader e inizierò a breve leggerlo. È un titolo che esce adesso a fine luglio, quindi ha la mia priorità assoluta. Probabilmente mentre giro questo video, ancora non lo sto leggendo, ma probabilmente quando sarò online l'avrò iniziato. Ed è La casa di sale e lacrime, edito da Fanucci a fine mese, se non sbaglio, il 27 luglio. È un titolo che mi aveva colpito subito, mi piace tantissimo la copertina. Si parla di queste sorelle che scompaiono, muoiono, vengono ingottite dal mare sotto di loro. È una storia che ha un po' di mistero, un po' di avventura. Non so bene cosa aspettarmi dalla lettura di questo libro, sono sincera, però non dico che ho aspettative alte, però sicuramente sono davvero tanto tanto curiosa, quindi spero che non mi deluda. Incrociamo le dita. Passiamo a 2 altre ARC. Uno è un libro che dovrebbe uscire, però visto che al momento in cui sto facendo il video ancora non ho l'ARC in mano, io spero a questo punto che venga rimandato almeno ad agosto o a settembre, ed è Nona Grey di Mark Lawrence. Perché dico questo? Perché se da una parte io sono davvero tanto tanto ispirata nel voler leggere questa storia, io sono anche terrorizzata. Perché? Perché innanzitutto è un 3 in 1. È un 3 in 1, quindi sarà un bel malloppone da leggere e da digerire. Seconda cosa, la storia sembra abbastanza cruda e da quanto so io non ho mai detto niente di Lawrence. Lawrence non è un autore semplice con cui avere a che fare. Comunque la storia potrebbe ricordare Nevernight, perché comunque siamo in questo convento della misericordia, dove le bambine vengono allenate, vengono preparate a diventare delle assassine, e non vi dico altro. Comunque vi lascio tutte le info nell'info box qua sotto, così potete andare a leggervi la trama tranquillamente. È un libro che mi ispira tanto, parteciperò al review party, sono molto curiosa di leggerlo, però davvero io ho paura perché essendo un 3 in 1, secondo me ho bisogno di tempo per poter concentrarmi su questa lettura. Non è la mole che mi spaventa, nonostante sia probabilmente un librone. È proprio la storia. Io ho la sensazione che sia una storia molto complessa, molto particolare, molto, non dico difficile, però sicuramente non sarà una lettura semplice. Quindi, sinceramente, se dovesse essere rinviato a settembre, io sono solo più che contenta così da poterlo leggere con calma fra luglio e agosto e non dover fare una maratona d'ansia e leggerlo tutto in un fiato, come probabilmente merita di essere goduto con calma questa storia. Passiamo all'ultima ARC, che sicuramente ho in mente. Poi, non lo so, ci sono tanti libri che escono fra settembre e ottobre, quindi non so se saranno già disponibili i file, non lo saranno. Comunque, sicuramente è Tower of Dawn di Sarah J. Maas. Se avete visto prima lo scaffale dietro da cui sono seduto, cioè proprio lo scaffale dedicato alla massa, dove ci sono i libri della serie del Trono di Ghiaccio, ecco, Tower of Dawn è una novella intermezza prima dell'ultimo volume che è Kingdom of Ash,
In italiano penso lo tradurranno con La Torre dell'Alba, ed è il romanzo in cui compare Kaol. Kaol l'abbiamo visto, conosciuto, apprezzato, disprezzato fino al quarto volume della serie. Guardavo dietro perché volevo prendere Impero e Tempeste, che è il quinto volume in cui Kaol appunto non compare. Non compare per tutto quello che gli succede appunto nel quarto, ma sappiamo che nel quinto Kaol non c'è. Perché? Perché è a curarsi, e adesso faccio un piccolo spoiler, è a curarsi dopo tutti gli eventi che sono capitati nel quarto volume. Voi direte sì, novella in realtà bella lunga perché se non sbaglio sfiora le 400 pagine, però ecco, secondo me è fondamentale leggerla perché contando che io sono arrivata ai tempi con la lettura in lingua appunto fino al quinto e mi mancava da leggere questo e il sesto e ultimo volume, che alla fine, visto che Mondadori li sta portando, ho deciso di dedicarmi interamente alla lettura in italiano e lasciamo perdere quella in lingua. È appunto il volume in cui compariranno dei personaggi che, se non ho capito male dalle recensioni del sesto e ultimo volume, compariranno anche nel sesto. E soprattutto sarà importante vedere se Kaol è cambiato, è cresciuto rispetto al ragazzo, al capitano, all'ex soldato che abbiamo lasciato nel quarto volume. Sono molto curiosa, quindi non vedo l'ora di leggerlo. La TBR però l'ho pensata anche un po' per smaltire anche un po' di cartacei che ho a casa. E anche alcune letture che continuo a dire di voler leggere, leggo, 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 ma poi non arriva mai il loro momento. Uno di questi è Le sette morti di Evelyn Hardcastle, uscito lo scorso anno, ha fatto un boom di successo, me ne hanno parlato tutti bene, colleghi, amici, sui vari social, sui vari canali, sulle recensioni. E io ce l'ho sul Kindle, ma continuo a dire se adesso lo leggo, se adesso lo leggo, ma è passato un anno e io ancora non l'ho letto. Quindi sbrighiamoci, leggiamolo e tagliamo la testa al toro. Vediamo se tutto l'hype, tutta l'emozione che c'è stata intorno a questo libro saprà catturare anche me. La storia mi ispira, però non lo so, c'è sempre quel qualcosa che mi fa desistere dall'iniziarlo, quindi mi sono messa in testa che luglio e agosto saranno i suoi mesi, quindi sicuramente lo leggerò e questa è una promessa. Poi vediamo a settembre col wrap up come sarà andata, però devo assolutamente leggerlo. Come devo assolutamente leggere e finire. Adesso vi spaventerete perché direte questo ancora non l'ha finito. Nevernight. Sì. Mi manca Alba Oscura, il terzo volume, e niente, devo leggerlo perché ormai è arrivato quasi un anno dalla pubblicazione e io ancora non l'ho finito. Ho letto il primo quando è uscito, avevo iniziato il secondo anche perché sarei andata all'incontro con Cristoforo, quindi volevo arrivare preparata, ma poi è arrivato Sei di Corvi da leggere e quindi, visto che Sei di Corvi era un po' più urgente, avevo messo in pausa Nevernight, l'ho ripresa. Però non l'ho mai concluso perché ho finito il secondo, ma non sono mai arrivata al terzo. Ecco, finiamolo, così posso scrivere anche la recensione per il blog, perché ancora non l'ho scritta, perché volevo scriverla di tutti e tre insieme e fare una mini recensione della serie stessa. Quindi devo farlo. Anche perché al finale del secondo a me era piaciuto. Mi era piaciuto forse leggermente meno del primo. Però il finale secondo me ha fatto guadagnare tantissimi punti e sono curiosa di scoprire come finirà. Anche perché ho un'idea su chi possa continuamente scrivere e raccontare la storia, voglio vedere se è davvero quella che penso io, quindi vediamo un po'. Quindi Nevernight sarà il suo momento, come anche il momento di una serie che ho in cartaceo, manca il terzo, che ho iniziato durante la quarantena, ma che poi non ho portato a termine. Infatti devo finire il secondo libro della Rutkowski, che è The Winner's Crime, La Vendetta, così poi da leggere il terzo e finirlo. Perché? Perché ho letto il primo, La Maledizione, che vedete là dietro, durante appunto la quarantena. Ho detto, ma sì, adesso inizia il secondo, tanto ce l'ho il cartaceo. Poi sono arrivati gli eventi, è arrivato maggio, è arrivato giugno e sono arrivate 700.000 cose da leggere, un sacco di pubblicazioni e questo libro è rimasto ancora lì. E visto che uno dei propositi del 2020 è smaltire il più possibile i cartacei in attesa in libreria,
Bene, è arrivata la sua ora, perché sì, devo smaltirlo, l'avevo iniziato anche perché è un libricino piccolino, la storia mi era piaciuta e quindi voglio assolutamente proseguirla. Altro libro che voglio leggere e di cui sto aspettando il cartaceo, perché nel momento in cui giro il video i cartacei non sono ancora disponibili, è La mia rovina sei tu, il terzo volume dell'Erickson Riders, quella che appunto vede protagonista Asher e Maya. Vi lascio sul link alle schede in cui appunto vi parlo della Rickson Riders, ve ne ho parlato a maggio se non ricordo male. È una serie che mi è piaciuta. Asher, ve l'avevo già detto, è un personaggio che a me ispirava molto. Avevo detto, ma sì, lo leggo in ebook. Poi ho detto, vabbè, no, ma tanto giù ne escono i cartacei, mi prendo il cartaceo, tanto lo voglio e lo leggerò in cartaceo. Il cartaceo al momento in cui giro il video non è ancora disponibile e quindi io spero che per luglio-agosto lo sia, così da poter mettere i miei ragazzi della Rickson in libreria e poter finalmente leggere il terzo volume, anche perché prossimamente uscirà il quarto volume, della serie che la conclude. Quindi voglio assolutamente leggerlo, come voglio leggere e rileggere i primi capitoli di una serie manga che ho scoperto da poco. Io faccio un mea culpa gigantesco perché questa serie l'ho iniziata a giugno. Sono rimasta folgorata. Chi ha visto qualche WW Wednesday l'ha letto. L'ho interrotta perché ho voluto recuperare tutti i cartacei che nel momento in cui giro il video non sono ancora arrivati ed è Vampire Knight. Vampire Knight è una serie manga che sto adorando. Qua ho i primi 5 capitoli, cioè in realtà sono 5 capitoli, sono dall'1 al 6, mi manca il terzo che ho recuperato da un'altra ragazza e gli altri volumi che sto recuperando, quindi a breve dovrebbero arrivarmi. È una serie che mi ha colpito, mi ha ossessionato, mi piace tantissimo e l'ho iniziata appunto a leggere. Ne sono rimasta talmente entusiasta che ho deciso di interrompere la lettura, prendermi tutti i cartacei e leggerlo tutto ad un fiato. Quindi li leggerò sicuramente quest'estate, fra luglio e agosto, cioè fra più luglio probabilmente, se riesco fra le Arche e tutto il resto, sopravvivere più luglio che agosto. Protagonista Yuki, questa ragazza che frequenta la Cross Academy, che è questa accademia che ha due classi, una del giorno e una della notte. Yuki e il suo amico Zero sono i disciplinari dei class, che appunto hanno il compito sia di proteggere gli studenti della D class che di proteggere l'anonimato degli studenti della Night class, che sono dei vampiri. È una serie bellissima, è davvero una serie stupenda. Adesso magari vi faccio vedere qualche immagine. È una serie che io sto adorando, mi recrimino di non averla scoperta prima, ve lo giuro, cioè sono stata una sciocca non scoprirla prima davvero. È stupenda, cioè davvero, non lo so, magari questo potrebbe essere uno degli appuntamenti di cui parlavo nel video di Ranma, in cui vi parlo delle serie manga, non lo so quando l'avrò concluso tutto, però mi piace tantissimo, ne parlavo con Jess nei mesi precedenti. Questa tra l'altro è la Deluxe, che è stata pubblicata nel 2010, è fuori produzione, si trovano pochi volumi online, o almeno alcuni di qua, alcuni di là, li sto recuperando su eBay da diverse persone. Sono usati, ma sono trattati benissimo, non hanno nessun problema, e voglio assolutamente leggerla, e quindi quest'estate sarà una di quelle. Cercherò anche di recuperare romanzi che sono stati scritti dell'opera, perché sono curiosa, quindi non so se comunque li metterò in lettura d'agosto o meno, dipende se riesco a recuperarli o no. E niente, io voglio assolutamente leggerla. Questa è più o meno la mia TBA estiva. Io non so quanto riuscirò a rispettarla. Io farò tutto il possibile per farlo. Beh, sicuramente le ARC le devo leggere se arrivano, le due che mi mancano, quindi vale sicuramente. Devo mantenerla il più possibile. Devo finire Nevernight, devo portarmi avanti con la Rutkowski. Voglio leggere Le sette morti di Evelyn Hardcastle, anche La mia rovina sei tu, quindi devo assolutamente mettermi in testa che questi devono essere letti. E poi posso aggiungere il resto, magari smaltire qualche altro cartaceo con libreria, perché voglio cancellarli dal bullet journal come letti. Il video ovviamente non è diventato corto, purtroppo. Ho superato come sempre i miei 14 minuti, anzi sono intorno ai 15.
Benissimo, Francesca. Comunque, io vi lascio tutti i link dei libri di cui vi ho parlato e anche del manga qui sotto nell'info box. Fatemi sapere la vostra TBR estiva, se la rispetterete, se siete bravi a rispettare le TBR, se avete già deciso di stilarla. E al prossimo video. Ciao!